Sensazioni? Buongiorno, io per la complessità e il tecnicismo della vicenda preferirei lasciare agli atti leggendovi alcune note che mi sono appuntato. Sono solo due cartelle, quindi non vi spaventate. Sono qui personalmente a rappresentare la mia società perché credo in questa giustizia, anche se all'esito del procedimento di primo grado la mia fiducia è stata messa a dura prova. Comprenderete come non sia facile per chi ritiene di essere completamente innocente vedersi richiedere in primo grado dall'organo dell'accusa un punto di penalizzazione, oltre ad una rilevante ammenda, sanzione che poi, all'esito di una camera di consiglio anticipata da giornali informatissimi ed azzeccati in ogni parte, è stata raddoppiata, trasformandosi in due punti. Da innocente a colpevole condannato, con due punti di penalizzazione da scontarsi nel campionato in corso e due giocatori fondamentali fuori dai giochi fino alla fine della stagione. Tutto ciò rappresenta un percorso non accettabile né plausibile. Io come presidente ho avuto rassicurazioni assolute dai miei giocatori che nessuna proposta, discorso dal contenuto illecito o atteggiamenti financo sospetti sono stati posti in essere da un soggetto a fine contratto che era totalmente estraneo all'attività della prima squadra. Il Napoli, i suoi sostenitori, il patrimonio tecnico, lo staff degli allenatori, mister Mazzarri in testa, hanno già subito un grave danno con la squalifica immediatamente esecutiva irrogata dall'organo di primo grado di un elemento fondamentale, Paolo Cannavaro, e di una riserva importante del calibro di Grava, che l'altro anno aveva operato benissimo in Champions League con squadre di altissimo livello. L'abbiamo accettata perché diversamente non potevamo fare, ma non la condividiamo nella maniera più assoluta perché è ingiusta e soprattutto offensiva. Ragion per cui perseguiremo ogni strada, ogni percorso che possa restituirci ciò che ci è stato inopinatamente tolto. Oggi siamo chiamati a difenderci da un'accusa infamante che questa società respinge al mittente con sdegno e decisione, forti della nostra trasparenza, pulizia e condotta specchiata che nel corso di 8 anni e 4 mesi, non un giorno, sono stati ampiamente dimostrati sul campo senza possibilità di equivoci o fraintendimenti. Questa è la storia del calcio Napoli, di cui la federazione ci dà quotidianamente atto, di cui vanno orgogliosi milioni di napoletani e non napoletani, perché siamo fermati ovunque per simpatia, per onestà intellettuale, per ciò che rappresentiamo. Per cui questa storia, che non può essere intaccata minimamente da fantasiose e contraddittorie ricostruzioni di un corpo estraneo allo spogliatoio, alla vigilia dell'ultima giornata di campionato, di un torneo disputato 4 stagioni or sono, ridico, perché così vuol dire dare una dimostrazione al mondo esterno che la giustizia non funziona. Certezza del diritto, certezza delle regole, regolarità del campionato sono presidi ineludibili, garanzie insuperabili che vanno applicati e riconosciuti a tutti i soggetti dell'ordinamento sportivo e quindi anche ad una società come il Napoli. La responsabilità oggettiva, sia chiaro, deve essere mantenuta, ma non nei termini di appiattimento e inadeguatezza dimostrati nella vicenda che ci riguarda. Non vogliamo certamente in questa sede pensare di riformare tramite il vostro pronunciamento tale istituto, ma
ma solamente che valutiate con estrema attenzione gli atti processuali, le risultanze probatorie, certi che saprete discernere il vero dal falso, le accuse infondate rispetto alla verità dei fatti. Diciamo no, come Calcio Napoli, a qualsivoglia compromesso con zone d'ombra e comportamenti poco trasparenti. Lo stiamo facendo da quando raccolsi il club e dalle ceneri fumanti di un fallimento che brucia ancora. Lo facciamo quotidianamente e lo faremo finché saremo in questo mondo. Per perseguire obiettivi così importanti abbiamo però bisogno del contributo di tutti, del giusto riconoscimento e considerazione, e noi, in quanto deferiti e sanzionati in primo grado, in questo momento abbiamo bisogno di voi, a cui chiediamo la forza, serenità di giudizio ed obiettività per prosciogliere questo club, questa società e i suoi tesserati da ogni evento. Di questo dovete darci atto, dell'assenza di responsabilità in capo alla società e ai suoi tesserati, nessun asterisco può venire accostato alla classifica 2012-2013 del Calcio Napoli. Nessun handicap può accompagnare questa bellissima ed avvincente cavalcata dei miei giocatori, pena la perdita di credibilità di tutto il sistema. Il calcio, i suoi massimi organismi di giustizia sportiva, non devono avere paura di aggiornarsi ed adeguarsi, di adeguarsi ai tempi e alle situazioni. Per quello che emerge dalle carte, dagli atti di indagine e dalle prove acquisite, il Napoli e i suoi tesserati vanno assolti da ogni addebito ed io confido nel vostro equilibrio, nella vostra saggezza, affinché giustizia sia fatta. Gente, è fiducioso per questa sentenza. Guarda che tu parlava. Il silenzio scaramante.